Ringrazio tutti i consiglieri comunali che hanno votato il prelievo dell'ordine del giorno e ringrazio anche quelli che si sono astenuti. Perché magari, dopo che magari uno legge l'ordine del giorno, magari possono cambiare anche pensiero e parere, anche perché non credo che sia un ordine del giorno strumentale. Veda, il consigliere Foggia aveva proposto di fare un consiglio comunale aperto sull'ospedale, figlio anche di una petizione popolare che si è svolta in città, che ha organizzato il comitato, a cui io ringrazio per la grande mole di lavoro che hanno fatto, perché hanno raccolto 13.000 firme, e figlia anche del congresso che si è fatto presso le donne Mario Caruso, dove sono emersi, dopo la conferenza stampa che si è fatta in ospedale, dove l'assessore Guicciardi aveva comunque proclamato, dichiarato, in base anche al grande lavoro che ha fatto il comitato, perché è seguito anche da Pungolo, di potenziare l'oncologia da semplice a complessa. A tutto ciò, in base anche ai decreti, Balduzzi e poi del DM70 Lorenzin, dove comunque ci chiede di classificare gli ospedali, con ospedale di base sicuramente con l'unità complessa non si può avere. Detto ciò, prima magari di sbagliare, perché comunque questo Consiglio Comunale è lungimirante ed è sempre attento sulle tematiche, in questo caso dell'ospedale, ci sembrava opportuno fare un ordine del giorno dove vediamo la politica mazzarese, quindi anche il sindaco e l'amministrazione comunale, a cercare di fare rispettare quanto di ciò dichiarato dall'assessore Cucciardi. Tutto qua, né più e né meno, classificando il nostro ospedale, perché in base a quelle dichiarazioni il nostro ospedale non sarà più livello base, deve essere di primo livello. Perché 40 milioni di euro che si sono spesi non possono comunque essere considerati come un livello di base, perché siamo la più importante struttura della provincia di Trapani, se non della Sicilia. Abbiamo un bellissimo stadio, dobbiamo metterci una squadra di Serie A, non ci possiamo mettere una squadra di terza categoria, tutto qua. Non per sminuire, che sono stato sempre io un promotore dei consigli comunali aperti, perché ho sempre ascoltato il parere della città, ma questa volta la città comunque già si era espressa con 13.000 firme. Quindi più il Consiglio Comunale aperto di questo, cosa ci do? 13.000 firme, poi da Mazzate del Vallo, quindi la cittadinanza di Mazzate del Vallo, non 6 persone, ma 13.000 firme hanno sottoscritto questo ordine del giorno. Quindi più che altro oggi a me interessava il voto politico, oggi al consigliere Foggia interessava alla cittadinanza di Mazzate del Vallo, oggi interessava le forze politiche come la pensavano sulla questione del primo livello dell'oncologia compresa la radioterapia. E io devo dire che tutte le forze politiche della città si sono espresse tranne un partito, quel partito che vuole dare lezione di come si fa la buona politica a Mazzate del Vallo. E parlo e mi assumo responsabilità, parlo del PD, che spesso vanno in televisione senza interlocutore per dire alla città il falso e magari hanno paura di confrontarsi o col consigliere Foggia o con l'assessore Russo o con l'amministrazione. Questo è... non è populismo, questo è vergognoso. Queste sono falsità, quando si fanno i comunicati stampa, falsità. Ora, se oggi non c'erano falsità, oggi dovevano essere qui tutti presenti, ma la città deve sapere che il PD attualmente gioca per interessi campanilistici verso Trapani, il PD mazzarese. Io a questo gioco non ci sto. E visto e accusato che parla il consigliere Randazzo di manifesti, ve lo posso assicurare, ve lo garantisco. Io stamperò i manifesti, voi sapete quando dico le cose li faccio, stamperò i manifesti e farò l'affissione per la città e dirò chi ha votato, chi era contrario a fare il prelievo e chi se ne è scappato dal Consiglio Comunale. Così la città, io sono qui, ho messo la faccia in questi 9 anni sull'ospedale di Mazzate del Vallo, sono stato sempre conseguenziale. Io dico semplicemente, cerchiamo di assumerci le responsabilità. L'ospedale non si vende per una campagna elettorale, l'ospedale non si vende per interessi politici, l'ospedale va salvaguardato come stanno mettendo oggi questi consiglieri comunali la faccia. Oggi noi stiamo mettendo la faccia, hanno detto bene l'amministrazione e i consiglieri, c'è stato un grande lavoro sinergico, grazie all'assessore Russo, e lo dico. Grazie alla sinergia del lavoro che ha avuto l'assessore Billardello, l'assessore Bonanno, anche la provincia con l'UDC, la stessa cosa quello che ha fatto il direttore dell'ASP, quello che ha fatto il sindaco Nicola Cristaldi, perché non ve lo dimenticate che
in passato c'erano state delle liti tra Massimo Russo e il sindaco, e invece poi si sono comunque congiunte per mettere a centro la salute dei cittadini dell'ospedale di Mazara del Vallo. Questo era il bene comune, questo è il bene collettivo, e io quando faccio dei ringraziamenti non li faccio per caso, però adesso siamo chiamati a questo grande senso di responsabilità. Bene, non lo possiamo, lo dobbiamo migliorare, perché siamo il numero uno in provincia di Trapani, siamo il miglior ospedale della Sicilia e non ci possiamo fare mortificare. 40 milioni di euro non si possono prestare solo per interessi politici. Noi siamo la migliore eccellenza di tutta la Sicilia come ospedale, dobbiamo essere di primo livello. Non lo dico tanto per dire, l'ospedale, ho detto, non è mio, io una casa ce l'ho, è a Campobello, però dico io, l'ospedale di tutti, tutta l'utenza di Castelvetrano, di Mazara. Adesso decidiamo, tra qualche mese ci sarà un voto politico in provincia, assumiamoci delle responsabilità, non ci fermiamo, tanto l'ospedale si apre. Ma non è l'obiettivo aprire l'ospedale, l'obiettivo è cosa metterci dentro l'ospedale. E voglio una grande squadra, vogliamo una grande squadra, la città ha parlato, chiara, e se eventualmente non riusciamo a raggiungere questo obiettivo, caro consigliere Randazzo, faremo come lo scorso anno, rifaremo il consiglio comunale all'aperto, con 16 firme, perché se dici le avremo, non è questo il problema. Quindi io dico semplicemente, cari amici, lavoriamoci tutti, amministrazione, sindaco, ognuno con i propri riferimenti, cerchiamo di portare questo grande regalo, perché ci spetta, non ci possono ancora mortificare questi pseudo politici. Grazie.